l'emergenza dei servizi che presuppone l'utilizzo di questa nuova piattaforma digitale. Sì, la conferenza dei servizi e la nuova piattaforma digitale sono strumenti fondamentali per andare a realizzare l'attività dell'agenzia, come insieme alla dottoressa Pirrera e agli altri dirigenti, il dottor Caputo a Roma, anche ovviamente il dottor Nicolò, l'abbiamo immaginata. Noi stiamo aspettando sempre che ci sia una norma che faccia aumentare il personale dell'agenzia e che elimini questo equivoco ormai storico, insomma, di una dotazione di mezzi, di dirigenti e di personale troppo ridotta rispetto a quello che è il compito. Noi stiamo cercando di fare tutto ciò che è possibile per costruire delle soluzioni che potranno andare bene pure in futuro, ma che nel frattempo ci facciano in qualche maniera lavorare con risultati apprezzabili fin da ora. Infatti. Ecco, prefetto, in base alle manifestazioni di interesse, naturalmente saranno gli enti a destinare in maniera finale, no, i singoli beni. Resta un fatto anche a guardare i 56 esercizi commerciali ubicati nel cuore della città, anche poterli realmente alienare non sarebbe stato male, considerate le vocazioni di questo cuore urbano. E lei perché li vuole alienare i beni? Questo lo decide la legge, insomma, si possono alienare se non si possono destinare. Noi li abbiamo destinati al comune di Reggio Calabria perché il comune di Reggio Calabria ne tragga un risultato economico che là è certo, in modo poi da investire nel sociale questo risultato economico. Se il comune di Reggio Calabria riesce a organizzarsi in questa maniera, può darsi che noi riusciamo a far arrivare alla gente un segnale chiaro, percepibile di legalità. Se io do il buono casa al cittadino che non ha i soldi per pagare il canone, con quello che ricavo dai canoni degli immobili tolti alla criminalità, io penso che ho capovolto, insomma, il teorema che per tanto tempo ha fatto guardare ai comportamenti criminali come comportamenti sotto il profilo sociale risolutivi, no, nel contesto sociale particolare, risolutivi rispetto alla mancanza di lavoro, alla mancanza di risorse provenienti da attività legali. Questo è l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere. Ora, noi abbiamo fatto un ragionamento ben più grande di quello che si può vedere stamattina, perché dietro questo meccanismo, diciamo che questo meccanismo è lo strumento per accelerare, ma si deve ancora saldare con un'altra ulteriore iniziativa. Qual è questa iniziativa? Sono 2 anni che sto battagliando a Roma per riuscire ad avere la possibilità di trovare una fonte di finanziamento da mettere a disposizione di tutti i soggetti, in particolare dei comuni, la cui finanza è allo stremo, per poter adeguare questi beni che entrano nei loro patrimoni alle finalità che loro stessi individuano, possono individuare per utilizzare questi beni. L'unica fonte di finanziamento disponibile in tutto il panorama sono i fondi europei. Abbiamo studiato attraverso quali linee dei fondi europei è possibile arrivare a finanziare questa operazione agendo sui beni con appositi progetti. Abbiamo praticamente inviato ad ogni regione, insieme questo al Dipartimento per lo Sviluppo della Coesione Territoriale, poi anche insieme all'Agenzia per la Coesione Territoriale, abbiamo detto a tutte le regioni: questi sono i beni presenti nei vostri territori, queste praticamente sono le possibilità di applicazione a questi beni dei fondi europei, riservate 1,05, 1,06, 1,03 a seconda delle scale di grandezza della presenza di questi beni sui territori, per andare a finanziare la reimmissione utile
guidata da un progetto, perché per avere i soldi europei bisogna fare un progetto che abbia, che sia animato da ragionevolezza e fattibilità. Assicurandoci tutti questi valori insieme ai soldi, noi possiamo mettere a disposizione delle comunità sparse sul territorio nazionale tutte queste risorse che sono state tolte alla criminalità, e chiudiamo la storia dei beni abbandonati, perché tante volte quando tu dai un bene a un soggetto pubblico ti può capitare, soprattutto nei piccoli comuni ma anche nei grandi comuni, di scoprire che poi l'utilizzazione che avevano immaginato di farne si è tradotta in un nulla, in due casi su tre. Oggi noi stiamo facendo anche il monitoraggio per restare forti, abbiamo cominciato dal nord. Ecco, prefetto, dicevo, intanto lei parlava della carenza di personale. Questa nuova piattaforma velocizzerà l'assegnazione dei beni, perché una delle pecche è proprio questa, le lungaggini burocratiche intercorrono. Lei parla di lungaggini burocratiche, noi lungaggini burocratiche non ne sopportiamo. Noi siamo vittime di altre lungaggini, cioè la lunghezza dei processi, lo stato in cui ci arrivano questi beni determinato dalla lunghezza dei processi, ma la lunghezza dei processi è collegata a un diritto soggettivo appartenente a tutti, cioè il diritto alla difesa, per cui i tre gradi del processo sono... Però diciamo che l'ultimo step, questa tecnologia... È necessario andare a essere d'ausilio alla magistratura per poter lavorare fin dall'inizio in maniera tale da preservare i beni dagli incidenti che possono capitare quando ciò avviene senza il sostegno di un'organizzazione che è specializzata. Noi questo vogliamo diventare. Per fare questo, quindi, lo strumento per l'ultima fase è quello che applichiamo stamattina. C'è un grande lavoro prima, cioè cercare insomma di mettere in chiaro che cosa abbiamo nel nostro patrimonio, e a questo serve l'altro strumento che stamattina viene utilizzato, che è Open Regio, che è praticamente un sistema che ci consente di far vedere quello che c'è nel nostro patrimonio a chi ha ovviamente il diritto a chiederlo, e quindi a soggetti pubblici che noi abiliteremo a frequentare questi percorsi attraverso i beni. Perfetto. Un problema è non solo cosa avete, ma anche chi. Prima si parlava dei tanti immobili che hanno, specialmente tra gli appartamenti, degli occupanti sine titulo, e più o meno quanti sono, e soprattutto tra questi quanti sono più o meno quelli che magari, per paradosso, come è capitato in passato, sono occupati da parenti degli stessi soggetti mafiosi o riconducibili all'Ndrangheta? Guardi, questo problema l'ho affrontato quando un magistrato ha deciso di verificare questa situazione, e ho dovuto spiegare al magistrato che purtroppo, mentre insomma il codice antimafia prevede che i soggetti che occupano questi immobili fin dal momento del sequestro devono essere liberati, a meno che l'occupante non dimostri, attraverso un'equiparazione che non ho mai compreso, che la legge fa fra il soggetto aderente alla criminalità organizzata e il soggetto che purtroppo sta fallendo. Per il fallito, o il fallendo per la verità, cioè colui nei cui confronti è attivata una procedura di fallimento, c'è la possibilità che egli chieda di poter restare nella casa, perché lui non ha risorse e quello è l'unico tetto che può dare fino alla dichiarazione di fallimento. Quando la dichiarazione diventa definitiva, poi se ne deve andare. Nel frattempo dice: io posso stare solo qua, e quindi chiede di essere autorizzato. Il giudice verifica e lo lascia là. Questa norma viene richiamata dal codice antimafia, ma io insomma non posso giudicare l'operato dei magistrati né le condizioni nelle quali loro decidono. Sta di fatto però che a noi arrivano dopo anni, no, dopo mesi, dopo anche 10 anni, immobili occupati dai soggetti che sono anche parenti
della persona a cui il bene è stato confiscato. Questo, insomma, quando l'ho dimostrato, ha portato a un atteggiamento estremamente più, diciamo, rigido, comprensivo, no, da parte di eventuali iniziative di tribunali che volessero avere spiegazioni. Ecco, però tornando alla domanda, mi scusi, rispetto a questi 160 beni di oggi, in atto quanti sono? Che cosa? I beni che sono occupati sine titolo e soprattutto tra questi quelli che sono occupati magari per paradosso proprio da parenti di mafiosi. Sì, ho capito lei oggi che cosa punta, insomma. Noi questa mattina abbiamo anche il prefetto e io stesso ho fatto comprendere alla mia amministrazione che conservare dentro queste case sequestrate e confiscate aderenti alla criminalità organizzata è un errore perché insomma, trascina il concetto di legalità nella polvere. Per cui abbiamo avuto il sostegno e in molte centinaia di casi, insomma, sparsi in tutta Italia, noi siamo riusciti a tenere l'ausilio della forza pubblica. Ovviamente ci sono le regole da rispettare, il nostro è un ordine amministrativo, fanno il ricorso al TAR, contemporaneamente prendono iniziative per andare anche a mettere in discussione con l'incidente di esecuzione la confisca, insomma si perde tempo, ma alla fine noi ci stiamo riuscendo, siamo tornati in possesso di un'infinità di beni definitivamente confiscati e ancora occupati da soggetti non aventi titolo, ai quali comunque abbiamo notificato tutte le cartelle perché vengano pagate le indennità di occupazione che insomma sono maturate nel frattempo. Abbiamo fatto anche questo lavoro. Tra questi 160? Come? Tra questi 160 beni? Tra questi 160 ce ne sono credo 4, 5, 6 che sono ancora occupati e che oggi chiederò insomma che vengano liberati perché, ripeto, è una situazione insomma che mette in crisi un concetto che è l'immagine poi di tutte le istituzioni, è lo stesso concetto proprio di regola viene messo in crisi da queste situazioni. Noi dobbiamo operare perché si facciano queste cose. Io per esempio ho liberato il castello di Miasino che a Novara era ancora occupato dalla moglie di un noto insomma camorrista e alla fine l'abbiamo messi fuori, insomma. L'albergo Sigonella Inn a Catania era ancora insomma gestito da una società probabilmente collegata al vecchio proprietario perché era una società di diritto inglese che l'aveva in fitto da lui. Insomma, siamo riusciti dopo una bella battaglia legale a liberarlo, a sgomberarlo e adesso lo riapriamo facendolo gestire da una società confiscata, insomma, che è gestita da noi. Quindi su questo punto non ci sono problemi. Il problema era farsi capire, credo che ci abbiano capiti e credo e mi auguro che andando a chiudere il cerchio che vi ho descritto prima, soldi per finanziare la modifica, l'adattamento del bene agli scopi previsti dalla legge, comuni che si vincolano attraverso un progetto di tipo europeo per accedere al fondo europeo, che si vincolano a determinati comportamenti positivi per far evolvere il bene nella migliore direzione. Nostra capacità di far vedere i beni attraverso Open Reggio, nostra capacità di risolvere questioni come quella di oggi, diciamo beni arrivati pochi mesi fa, che vengono già destinati, tutto questo significa quello che poi effettivamente sta succedendo. E io voglio accelerare ancora. Noi fino ad oggi abbiamo dato 10 beni al giorno da quando sono alla guida dell'agenzia. Noi ne abbiamo dati più di 5.000, stiamo facendo i conti, ma sono 5.300, 5.400, 5.500 beni che
sono stati restituiti e tutti quanti anche sull'onda di un atteggiamento nuovo. Noi guardiamo alla destinazione e cerchiamo di trasmettere sempre il messaggio percepibile di legalità. Noi stiamo dando le case per coloro che si trovano in situazioni di emergenza abitativa, noi stiamo dando, usando i soldi, lo facciamo a Palermo e lo vorremmo fare al più presto anche bene a Reggio Calabria e a Napoli, ma a Palermo noi abbiamo dato 180 alloggi per l'emergenza abitativa, direttamente assegnati a cittadini che dormivano nelle macchine, cacciati da tutti, che non avevano nessuna speranza. Cambiano faccia quando hanno la notizia che esiste uno Stato che a un certo punto toglie al mafioso e dà al cittadino che ha difficoltà. E questo è il segnale importante. Stiamo dando 500.000 euro all'anno, abbiamo regalato al Comune di Palermo, perché gli abbiamo dato un complesso immobiliare, quello della Immobiliare Raffaello, dove ci sono 50 alloggi di grande metratura che non potevamo usare perché non erano alloggi di tipo per dimensioni economiche e popolari, ma abbiamo dato la proprietà al Comune. Il Comune con questi 500.000 euro all'anno assegna soldi alla graduatoria dei soggetti che chiedono il buono casa, cioè noi diamo un'integrazione per l'affitto che può servire a evitare altri senza tetto, insomma. Abbiamo dato al Comune di Reggio Calabria quegli immobili, i negozi, anche appartamenti, anche strutture importanti che vengono, sono in affitto e che danno un rendimento che il Comune può scegliere di mandare, insomma, alla gente che ha bisogno, comunicando che lo fa con soldi tolti alla criminalità organizzata. Questo credo che sia il messaggio fondamentale che un'agenzia come la nostra si debba prefiggere, e credo anche che è proprio bello che voi ne cominciate a parlare. Grazie. Grazie mille.